Da stamattina dal Dipartimento sono state assegnate le due nuove colleghe, si tratta della dottoressa Massaccisi che arriva dalla questura di Ancona e della dottoressa Urbani che arriva, ha appena terminato il corso di formazione per commissari, precedentemente era Gianni Rivoli della Polizia di Stato con il grado di ispettore al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, segnatamente alla Direzione Centrale del Servizio della Polizia di Prevenzione. Quindi siamo molto contenti perché sicuramente vengono a rinforzare una squadra che io ritengo una squadra fatta di funzionari bravi, volenterosi, che danno tanto e sicuramente adesso porteranno il loro apporto. Ci sono stati 12 nuovi ingressi. Sì, quest'estate abbiamo avuto anche un incremento di personale che in parte ha soddisfatto il turnover di persone che sono andate in pensione. Sono stati settimana scorsa assegnati nuovi uffici, quindi ci prepariamo a questo autunno-inverno di lavoro. Sugli episodi in centro, lei ha parlato anche in conferenza stampa, ha detto ok le critiche, però insomma vorrebbe anche più collaborazione da parte dei cittadini. Sì, insomma, sarebbe auspicabile che ci fosse. La sicurezza deve essere un pacchetto, una situazione condivisa. È chiaro che le forze dell'ordine hanno la massima responsabilità, ma sulla nostra responsabilità, su cui recitiamo assolutamente il nostro poter fare meglio, devo dire che gli episodi che si sono verificati, ci riferiamo che sull'ultima settimana, è stato un episodio di rissa e non di aggressione, i cui responsabili sono pressoché tutti identificati. Adesso chiaramente è stata informata l'autorità giudiziaria, quindi poi ci saranno presi i provvedimenti, ma sicuramente sono episodi su cui le forze dell'ordine, mi riferisco a tutte, interveniamo con una grande percentuale di casi risolti. Avete aumentato anche i servizi di controllo? I servizi di controllo sono aumentati, ma parallelamente sono aumentati anche i servizi, le attività investigative. Insomma, l'auspicio è che questo che è successo possa essere anche di monito ai responsabili, a rendersi conto che probabilmente questa emulazione di episodi che adesso si stanno verificando, vedete, molto spesso in tante città. La cosa che vorrei dire ai nostri giovani e anche alle famiglie è che, insomma, quella che può sembrare una cosa che ci si dà appuntamento sui social per fare a botte, può avere delle conseguenze di natura penale molto grave, perché poi una denuncia per rissa, se ci fossero situazioni gravi, può anche cambiare il titolo di reato, può essere lesioni, può essere tentato omicidio. Quindi inviterei sia i ragazzi, perché in questo caso si tratta di tanti minori, sia anche le famiglie ogni tanto a rappresentare le conseguenze di azioni che vengono sotto considerate e che possono rovinarti una vita. Al di là della percezione, insomma, che c'è, Teramo è ancora una città, diciamo, abbastanza sicura. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Prima parlava, insomma, non mi pare una città dove non si possa girare. Se consideriamo che le vetrine importanti non svuotano nella pausa pranzo, se consideriamo che molto spesso io cammino a piedi, vedo macchine posteggiate per comprare le sigarette con le chiavi inserite, probabilmente non si ha una percezione di insicurezza. È chiaro, questo non è che ci fa abbassare la guardia, questo ci fa lavorare di più, perché se tu lavori su un territorio dove quello che fai serve un po' a sollevare la percezione, devi lavorare. Se invece lavori in un territorio dove la percezione è alta, anche l'impegno è tanto, però insomma credo che l'impegno ci sia. C'è un'attenzione di tutte le autorità, oggi c'è un comitato monotematico proprio su questo, per cui ritengo che insomma, poi se tutti quanti facessimo la nostra parte, ecco, anche qualche commerciante che non vendesse poi alcolici ai ragazzi, pure quello, se rispettassimo gli orari, insomma. La percezione di sicurezza è sempre un pacchetto completo.